Punti di forza io direi proprio il percorso sul lago, sul lungolago di Lugano è una cosa magnifica. Noi non ci rendiamo conto come sia bello il nostro lungolago, che non c'è paragone, io dico, in tutto il mondo. È oltretutto un percorso molto pianeggiante che permette anche a chi si impegna di stabilire i propri record personali, ma anche record importanti a livello di distanza della gara. Questo sarà un anno di fine corsa, come si dice, per il sottoscritto, per la mia vice Nadia, che mi ha accompagnato già dalla prima edizione. Anzi, direi che Nadia era proprio stata la promotrice di quest'idea. Qualche magone, come si dice, verrà poi dopo, quando sarà finita e ci rendiamo conto che abbiamo lasciato qualcosa di bello. Ecco, edizione particolare senza un ospite d'eccezione, Marco Borradori. È chiaro, già oggi in conferenza stampa si respirava un'atmosfera molto particolare. Io, come capo di Castero Sport, con Marco l'abbiamo fatto tutte le ultime cinque conferenze stampa e lui era un entusiasta di questa gara, corridore, l'aveva corse sempre tutte, a lui piaceva tanto correre, quindi il podismo. È un momento pieno, carico di emozione. Oggi l'abbiamo sentito tutti con la sua maglia messa al centro, col suo posto lasciato libero e credo che sia una mancanza veramente per tutti. Ci troviamo ancora in una fase veramente di forte dolore perché è ancora freschissimo, sono pochi giorni che tutto è successo. È chiaro, vogliamo ripartire un po' nel suo nome. La Stralugano ha avuto la bellissima idea di dedicare un trofeo a Marco Borradori. Credo che sarà un momento anche di ricordo durante la gara, sarà un momento molto forte per tutta la cittadinanza che gli ha espresso amore e vicinanza e il suo ricordo risuonerà veramente molto forte durante la 2 giorni. Quindi andiamo in avanti con il suo ricordo nel cuore, credo che sia anche molto bello questo gesto. La prima grande gara dopo tutta questa fase di Covid era stata spostata addirittura 2 anni, questa gara, e quindi rappresenta veramente l'emblema della ripartenza dopo il Covid. A livello di sicurezza abbiamo implementato un piano di protezione Covid in accordo con il Cantone che prevede per tutti gli atleti l'accesso alle gare tramite presentazione del Green Pass Covid, ovvero sia un codice QR che attesta o la guarigione dalla malattia oppure un tampone nelle ultime 48 o 72 ore.